tutto il mondo annuncia te. Tu lo hai fatto come un segno, ogni uomo porta in sé il sigillo del tuo regno. Te lodiamo, Trinità, per l'immensa tua bontà. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia, la carità e la fede da parte da Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. E con tuo spirito. Carissimi fratelli e sorelle, questa messa la offriamo per il riposo di Jimmy Colucci. Il Signore Gesù che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Amen. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà. Gloria a Dio nei alto nei cieli, pace in terra ai uomini. Gloria a Dio nei alto nei cieli, pace in terra ai uomini. Ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Gloria a Dio nei alto nei cieli, pace in terra ai uomini. Gloria a Dio nei alto nei cieli, pace in terra ai uomini. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Gesù Cristo, Agnello di Dio, tu Figlio del Padre, gloria a Dio nei alto nei cieli, pace in terra ai uomini. Gloria a Dio nei alto nei cieli, pace in terra ai uomini. Tu che togli i peccati del mondo, la nostra supplica ascolta, Signore. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Gloria a Dio nei alto dei cieli, pace in terra ai uomini. Gloria a Dio nei alto dei cieli, pace in terra ai uomini.
Tu solo santo, tu solo Signore, tu l'altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria del Padre, gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini. Preghiamo. O Padre, fonte di sapienza, che ci hai rivelato il Cristo, in Cristo il tesoro nascosto e la perla preziosa, concedi a noi il discernimento dello Spirito, perché sappiamo apprezzare fra le cose del mondo il valore inestimabile del tuo regno, pronti ad ogni rinunzia per l'acquisto del tuo dono. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che col Padre e lo Spirito Santo vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Dal primo libro dei Re. In quei giorni a Gabaon il Signore apparve a Salomone in sogno durante la notte. Dio disse: chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda. Salomone disse: Signore mio Dio, tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide mio padre. Ebbene, io sono solo un ragazzo, non so come regolarmi. Il tuo servo è in mezzo al tuo popolo che hai scelto, popolo numeroso per la quantità non si può calcolare né contare. Concedi al tuo servo un cuore docile, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male. Infatti, chi può governare questo tuo popolo così numeroso? Piacque agli occhi del Signore che Salomone avesse domandato questa cosa. Dio gli disse: poiché hai domandato questa cosa e non hai domandato per te molti giorni, né hai domandato per te ricchezza, né hai domandato la vita dei tuoi nemici, ma hai domandato per te il discernimento nel giudicare. Ecco, faccio secondo le tue parole. Ti concedo un cuore saggio e intelligente. Uno come te non ci fu prima di te, né sorgerà dopo di te. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Quanto amo la tua legge, Signore. Quanto amo la tua legge, Signore. La mia parte è il Signore. Ho deciso di osservare le tue parole. Bene per me è la legge della tua bocca, più di mille pezzi d'oro e d'argento. Quanto amo la tua legge, Signore. Il tuo amore sia la mia consolazione, secondo la promessa fatta al tuo servo. Venga a me la tua misericordia e io avrò vita, perché la tua legge è la mia delizia. Quanto amo la tua legge, Signore. Perciò amo i tuoi comandi più dell'oro più fino. Per questo io considero retti tutti i tuoi precetti.
e odio ogni falso sentiero. Quanto amo la tua legge, o Signore. Meravigliosi sono i tuoi insegnamenti, per questo li custodisco. La rivelazione delle tue parole illumina, dona intelligenza ai semplici. Quanto amo la tua legge, Signore. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, noi sappiamo che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno, poiché quelli che egli da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo, perché egli sia il primogenito di molti fratelli. Quelli poi che ha predestinato li ha anche giustificati, li ha anche glorificati. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, 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 alleluia. Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde. Poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Le risposero: sì. Ed egli disse loro: per questo ogni scriva, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose buone e cose antiche. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, esiste uno stridente contrasto tra la ricchezza dell'impegnamento biblico sul regno
e la povertà dell'idea che se ne formano i cristiani. L'immagine del regno non richiama quasi più nulla alle nostre menti, anche se alcune espressioni continuano a esistere a livello del vocabolario ecclesiale corrente. Esse sembrano aver perso il loro dinamismo interiore e un solido e chiaro contenuto. Eppure il regno costituisce l'oggetto primario della predicazione neotestamentaria. Giovanni Battista e Gesù iniziano la loro predicazione con l'annunzio di gioia: il regno di Dio è vicino. La buona novella proclamata da Gesù è in definitiva la venuta del regno. Che cosa ci vuol dire Gesù? Usando un'espressione altamente evocatrice per il popolo eletto, il Messia vuole annunziare ad Israele che la lunga attesa è ormai compiuta. Le promesse che costituivano la sostanza e il fondamento della sua speranza sono diventate ora realtà. Ma nello stesso tempo Gesù vuol correggere tutta una mentalità che si era sedimentata per secoli nella coscienza di Israele. Il regno di Dio non consiste nella restaurazione della monarchia davidica né in una rivalsa di tutto nazionalistico, di tipo nazionalistico. Gesù si inserisce nella linea dei profeti quando paragona il regno da lui annunziato al tesoro o alla perla preziosa, di fronte ai quali tutto il resto è privo di valore. Quando afferma che la buona novella è annunziata ai poveri e si accede a quello regno soltanto assolvendo ad esigenze assai precise che si riassumono nella parola conversione, penitenza. Paragonando il regno al seme, al granello, al lievito, Gesù vuol dire che questo regno è già presente, ma è ancora lontano dalla sua attuazione definitiva. Il regno si edificherà gradualmente grazie alla fedeltà dei discepoli al comandamento nuovo dell'amore senza confini. Si tratta di un regno che non è di questo mondo, anche se la sua costituzione comincia qua giù. È un regno universale aperto a tutti, perché il regno del Padre è comune a tutti gli uomini. I temi del regno di Dio e della Chiesa appaiono strettamente legati, ma non indicano la stessa realtà. Nella prospettiva del suo compimento finale, la Chiesa coincide veramente con il regno, ma nella sua realtà storica e sociologica, sulla terra la Chiesa è soltanto il terreno privilegiato e sempre ambiguo a causa del peccato, in cui il regno lentamente si edifica. Questo non si lascia imprigionare in nessuna realtà sociologica, neppure di carattere religioso. Va sempre al di là di ogni realizzazione concreta in cui si manifesta. Il regno di Dio è già presente come un seme, ma è necessario che cresca. Instaurato da Gesù, esso è certamente il compimento della antica speranza, ma è anche una realtà che deve edificarsi progressivamente su tutta la fascia della terra. È compito dei cristiani essere gli artefici di questa costruzione sotto l'impulso dello Spirito. Essi, come Chiesa, sono prima di tutto al servizio del Regno.
Dopo i primi tempi la Chiesa ha capito che il regno non è oggetto di attesa passiva, ma che per diventare realtà definitiva in cui si possiede la capparra esige l'impegno costante ed attivo di tutti. Nel regno di Dio tutto è già compiuto, ma tutto deve ancora compiersi e si compie ogni giorno con l'intervento congiunto di Cristo Gesù, di Dio e degli uomini. Un pericolo per i cristiani di ieri è stato quello di identificare il regno di Dio con l'istituzione Chiesa. Oggi sembra verificarsi il pericolo contrario, quello cioè di dimenticare che la Chiesa, che certamente non si identifica con il regno, tuttavia è questo regno, tuttavia di questo regno costituisce in terra il germe e l'inizio. Una certa evangelizzazione sensibile ai valori umani si sforza di inserirsi sempre più profondamente nella vita, nella situazione e nella cultura umana, ma inclina a rimandare ad un futuro non facilmente prevedibile l'invito alla conversione, la predicazione del messaggio, la proposta di un inserimento pieno della Chiesa per rispetto ai tempi di maturazione e ai ritmi lenti della conversione. Il pericolo è una falsa concezione della missione della Chiesa e nell'incontro tentativo riduttivo del cristianesimo. Certa catechesi, per esempio, per essere fedele all'uomo, non è più fedele a Dio, e tradisce così la radicale fedeltà dell'uomo, la cui vocazione coincide con il progetto di Dio. Carissimi fratelli e sorelle, la presenza di Gesù Cristo tra noi è l'avvento del regno di Dio. Gesù venne, continua venendo ogni giorno quando noi siamo nell'aspettativa della venuta del Signore, presente in mezzo a noi. Continuiamo questa celebrazione nello spirito della Chiesa, chiedendo la grazia della sapienza per discernere il regno di Dio. In piedi, per favore. Professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre. Di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica ed apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle,
rispondiamo alla parola di Dio che abbiamo ascoltato, rivolgendosi al Padre perché ci doni un cuore docile e sapiente per comprendere i misteri del suo regno. Preghiamo dicendo: venga il tuo regno, Signore. Venga il tuo regno, Signore. Per la Santa Chiesa, come rete che Dio getta nel mare dell'umanità, raccolga i dispersi nell'unità della fede e dell'amore del Signore. Preghiamo: venga il tuo regno, Signore. Per quanti ci governano, come Salomone, invochino da Dio la forza di amministrare saggiamente la giustizia e di saper distinguere sempre il bene dal male. Preghiamo, venga il tuo regno, Signore. Per coloro che in questo periodo vivono momenti di distensione e di riposo, non trascurino la preghiera e la partecipazione dell'Eucaristia. Preghiamo, venga il tuo regno, Signore. Per ciascuno di noi sappiamo estrarre dal tesoro del Vangelo le indicazioni vere e giuste per essere costruttori del regno di Dio. Preghiamo, venga il tuo regno, Signore. Preghiamo per il riposo dell'anima di Jimmy Colucci. Preghiamo, venga il tuo regno, Signore. O Padre, nella tua sapienza rendi i poveri cittadini del tuo regno. Donaci un cuore umile, uno spirito pronto, perché sappiamo accogliere ogni tuo dono e conservarlo come tesoro prezioso per la nostra vita. Per Cristo nostro Signore. Maria, quanto sei bella, sei la gioia e sei l'amore, m'hai rapito questo cuore. Notte e giorno io penso a te, m'hai rapito questo cuore. Notte e giorno, notte e giorno io penso a te. Evviva Maria, la bella Madonna, regina del mondo, la voglio chiamare. Fratelli e sorelle, perché il nostro sacrificio sia accettabile a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per il ben nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Accetta, Signore, queste offerte che la tua generosità ha messo nelle nostre mani, perché il tuo sacrificio operante nei santi misteri
santifichi la nostra vita presente e ci guidi alla felicità senza fine. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie e innalzare a te, Signore Padre buono, l'inno di benedizione e di lode. Per mezzo del tuo Figlio, splendore dell'eterna gloria, fatto uomo per noi, hai raccolto tutte le genti nell'unità della Chiesa. Con la forza del tuo Spirito, continui a radunare una sola famiglia, in una sola famiglia i popoli della terra e offri a tutti gli uomini la beata speranza del tuo regno. Così la Chiesa risplende come segno della tua fedeltà all'alleanza, promessa e attuata in Gesù Cristo nostro Signore. Per questo mistero di salvezza ti lodino i cieli ed esulta la terra, e la Chiesa unanime canta la tua lode. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Ti glorifichiamo, Padre Santo, tu ci sostieni nel nostro cammino, soprattutto in quest'ora in cui Cristo, tuo Figlio, si raduna per la Santa Cena. Egli, come ai discepoli di Emmaus, ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre Onnipotente, manda il tuo Spirito su questo pane e su questo vino, perché il tuo Figlio sia presente in mezzo a noi con il suo corpo e il suo sangue. La vigilia della sua passione, mentre cenava con loro, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo prese il calice del vino, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo a questo calice, annunziamo la tua morte, Signore, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della nostra riconciliazione, annunziamo, o Padre, l'opera del tuo amore,
con la passione e la croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione il Cristo tuo Figlio e lo hai chiamato alla tua destra, Re immortale dei secoli e Signore dell'universo. Guarda, Padre Santo, questa offerta. È Cristo che si dona con il suo corpo e il suo sangue e con il suo sacrificio apre a noi il cammino verso di te. Padre di misericordia, donaci lo spirito dell'amore, lo spirito del tuo Figlio. Fa che la Chiesa, la diocesi di San Diego, si rinnovi nella luce del Vangelo. Rafforza il vincolo dell'unità tra i laici e i presbiteri, fra i presbiteri e il nostro Vescovo Roberto, fra i Vescovi e il nostro Papa Francesco. In un mondo lacerato da discordie, la tua Chiesa risplenda segno profetico di unità e pace. Ricordati anche dei nostri fratelli che sono morti nella pace del tuo Cristo e di tutti gli appunti dei quali tu hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e la pienezza di vita nella risurrezione. Concede anche a noi, a termine di questo pellegrinaggio, di giungere alla dimora eterna dove tu ci attendi. In comunione con la Beata Vergine Maria, Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, con gli Apostoli e i Martiri, San Francesco d'Assisi e tutti i Santi, innalziamo a te la nostra lode, nel Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Fratelli e sorelle, obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, nel cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donali unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia con tutti voi. Scambiatevi un segno di pace. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Il corpo e il sangue di Cristo ci custodisca per la vita eterna. Preghiamo. O Dio nostro Padre, che ci hai dato la grazia di partecipare al mistero eucaristico, memoriale perpetuo della passione del tuo Figlio, fa che questo dono del tuo ineffabile amore giovi sempre per la nostra salvezza, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita. La messa è finita, andate in pace. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve, a te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum vale. Eia ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. Oh,